Ciao a tutti, sono Davide alla Scatu Patagonia, benvenuti nuovamente. Nell'ultimo video che avevo fatto avevo parlato della bici, qual è la bici migliore per viaggiare, che bici scegliere per viaggi di lunga distanza, per cicloviaggi, cicloturismo. Non avevo parlato del sistema di trasmissione, siccome molte persone me lo chiedono, facciamo un video tutto dedicato sul sistema di trasmissione, anche perché se no sarebbe diventato troppo lungo quello sulla bici. Che tipi di trasmissione ci sono e quali sono le differenze e come funziona? Allora, ci sono essenzialmente tre sistemi di trasmissione. Praticamente la trasmissione è formata dalla multiplica davanti e dal cambio dietro, il pacco pignoni, diciamo. Quindi ci possono essere pacco pignoni da 8, 9, 10, 11, 12 e più velocità, diciamo, o rapporti, e moltipliche da 1, 2 o 3. Diciamo che il sistema si differenzia più che altro dalla moltiplica davanti. Quindi poniamo che dietro abbiamo un pacco pignoni da 10 velocità, quindi dobbiamo scegliere tra una moltiplica una sola moltiplica, una doppia o una tripla. Quindi con una singola avete praticamente a disposizione 10 rapporti diversi, con una doppia 20 e con una tripla 30. Quindi qual è il migliore da scegliere? Allora, prima di tutto dobbiamo spiegare bene che quando avete una tripla non avete 30 rapporti totalmente differenti. Perché? Perché il rapporto è il risultato finale di una moltiplicazione tra la moltiplica e il pignone posteriore. Quindi potreste avere un rapporto facciamo una moltiplicazione semplice. Diciamo che avete un risultato, un rapporto di 18, ci si può arrivare a 18 da più strade. Una potrebbe essere 9 per 2, 18, o 6 per 3, 18. Quindi capite bene che tante volte abbiamo lo stesso rapporto partendo da una moltiplica e un pignone differente. Questo cosa comporta? Comporta che quando avete una tripla, molti di quei rapporti sono simili. Alla fine non avete esattamente 30 rapporti, ma ne avrete quasi la metà, o all'incirca su per giù, di rapporti veramente diversi. Tutti gli altri praticamente sono doppioni. Quindi passando da una moltiplica tripla a una doppia, non c'è questa grande differenza come uno potrebbe pensare. Non si perdono 10 rapporti, ma se ne perderà forse uno. La mia esperienza viene dalla bici che avevo nelle Americhe, la Solidi Strucker, aveva una tripla, era un 3x10, e poi arrivato in Sudafrica, adesso ho fatto 24.000 km con questa bici e avevo una doppia, sempre con un pacco pignoni da 10. E non ho avuto sto grande salto, sta grande differenza. Hanno anche una doppia, comunque un range abbastanza largo di rapporti e abbastanza, diciamo, non è molto brusco. E mi sono trovato bene. Io, dovendo scegliere tra una tripla e una doppia, continuerei sempre con una doppia, anche perché comunque il movimento del deragliatore anteriore è più limitato e non l'ho dovuto quasi mai toccare in 24.000 km, mentre comunque quando avevo una tripla ogni tanto bisognava dargli una registrata. Per quanto riguarda il sistema a un solo piatto, a una sola moltiplica, diciamo subito che è una tecnologia molto più recente, quindi molto più costosa e ancora va un po' affinata, ma ha comunque dei problemi di fondo per quanto riguarda il cicloviaggio. Allora, quali sono i vantaggi di avere una sola moltiplica? Il vantaggio è che è più leggero perché hai uno o due moltipliche in meno, non hai il comando della mano sinistra per azionarlo, quindi tutti i cambi li puoi azionare solamente con una mano, e anche quello toglie un cavo, toglie un manettino. E quindi il sistema è un po' più semplice, esteticamente si vede da vedere anche migliore. Per
Però quando consideriamo le cose da portarci in un cicloviaggio non consideriamo mai l'estetica. Quindi quali sono gli svantaggi rispetto a un sistema a doppia o tripla? Gli svantaggi sono che il pacco pignoni normalmente ha più velocità di 10, quindi andiamo a 11-12, essendo lo spazio comunque limitato, è tutto un po' più sottile, la catena è molto più sottile e quindi durerà meno e costa molto di più. Costa anche il doppio di una catena da 10 velocità normali. E non solo si consuma di più perché è più leggera e quindi tutti i materiali un po' più sottili, ma anche perché avendo una doppia o una tripla davanti possiamo spostare la catena per cercare di tenerla più dritta possibile, mentre con il sistema a una sola moltiplica. Praticamente la catena tende sempre a lavorare storta e questo stressa molto la catena e la fa consumare molto velocemente. Consideriamo che una catena a 11-12 velocità non la troverete mai in Africa, non la troverete difficilmente in America Latina, per esempio. Probabilmente nelle grosse città, la trovate. Con difficoltà in alcuni paesi comunque è difficile trovarla, costa e costano tanto, anche perché dovete considerare che quando andate fuori dall'Europa qualsiasi pezzo di ricambio della bici vi costa molto di più. Anche solo in Canada, negli Stati Uniti, tante cose costano quasi il doppio, non ho mai capito il perché, però è così. Quindi queste sono tutte cose da considerare per quanto riguarda un viaggio in bici. Io sto utilizzando un sistema con una moltiplica 36-26 davanti e un pacco pignoni da 11 a 40 dietro. Secondo me mi dà un range di rapporti molto buono. Sinceramente non ho mai avuto nessun problema, essendo comunque una doppia e non essendo un piatto unico, anche la cambiata è molto, diciamo, molto più omogenea, perché un altro svantaggio del piatto unico è che la cambiata a volte può essere brusca, perché ci possono essere dei salti tra il numero di denti dei pignoni dietro, che può essere di 4, 5, 6, anche 7. E quindi questo salto nel numero di denti lo senti molto nelle gambe. Quindi, cosa può succedere? Succedere che ti puoi trovare nella situazione dove non hai a disposizione il cambio che ti serve. Cosa vuol dire? Che o un cambio è troppo agile o l'altro è troppo duro. E questo dà fastidio, soprattutto quando stai spingendo, quando ci sono tanti sali e scendi. È un po' fastidiosa questa cosa qua. Io con questo sistema qua mi trovo abbastanza bene. A volte avrei preferito pure avere un paio di denti in più dietro, magari che ne so, un 42, o un paio di denti in meno sulla moltiplica piccola davanti, che è una 26, e avere che ne so, una 24, una 22. Però diciamo che 36, 26 e 11, 40 secondo me è un buon compromesso, una buona soluzione. Ci sono poi alcuni che preferiscono avere comunque un pacco di pignoni da 8 o da 9, che costano un po' meno, durano un po' di più. Secondo me il pacco pignone da 10 è un buon compromesso. E la catena comunque si può far durare abbastanza, soprattutto se si prendono alcune catene, c'è una catena tedesca che du dura al 2 o 3 volte quello che dura una normale catena a 10 velocità della Shimano, della SRAM, e quindi insomma ci si può organizzare, ci si può portare una o due catene se dobbiamo fare un viaggio molto lungo dove sappiamo che non andremo a incontrare pezzi di ricambio. E niente, questo è quanto per i sistemi di trasmissione. Fatemi
Fatemi sapere nei commenti sotto qual è la vostra scelta, qual è la vostra preferenza, se siete da un sistema con un piatto solo, con una doppia, con una tripla. E se vi è piaciuto il video, se avete trovato qualche informazione utile, mettete un like o un dislike, va bene anche quello. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e se premete sulla campana delle notificazioni ogni volta che pubblico un video riceverete l'avviso. Può essere che vi arriva l'avviso che il video pubblicato in inglese o in spagnolo perché pubblico i tre video nelle tre lingue tutti insieme, quindi comunque se vi arriva la notifica andate nel canale e dovreste trovare il video anche in italiano. Ci vediamo prossimamente. Ciao!